amici e amiche del mondo virtuale, bentornati in questo nuovo video sul mio canale YouTube, Bogdan l'Artista. In questo nuovo video intitolato appunto gli animali, la religione non ruota soltanto attorno agli animali, alle persone, voglio spiegarvi proprio perché gli animali sono così importanti. Allora, partiamo dal principio: l'uomo, Dio creò l'uomo e la donna e gli disse: voi siete custodi, governatori di questo pianeta e di cui dovrete rispettare, e quindi insomma dovrete rispettare anche le forme di vita diverse da voi, e perché anche gli animali sono importantissimi, tant'è che Noè sulla propria arca costruì l'arca per salvare, oltre che l'uomo, soprattutto gli animali, perché di fatto mise sull'arca coppie di animali di diverse specie affinché non si estinguessero. Ciò significa che Dio vuole che noi gli animali li rispettiamo, perché vi ricordo che senza animali saremmo tutti innanzitutto vegani, e poi insomma gli animali sono importantissimi, perché soprattutto animali di compagnia come i nostri amatissimi cani, gatti e altri animali da compagnia, ma anche gli altri animali sono importanti, perché gli altri animali hanno il diritto come noi di vivere su questo meraviglioso pianeta in pace ed essendo rispettati e non sopraffatti dall'uomo, come sta succedendo purtroppo. Vi cito la foresta amazzonica, che è sempre di più sottoposta alle deforestazioni. Comunque, voglio dirvi che anche gli animali sono importantissimi, perché gli animali sono meravigliosi, hanno anche loro dei sentimenti e delle emozioni, un cervello, cioè non sono degli oggetti, quindi anche loro pensano, anche loro vivono a modo loro e rendono speciale questo meraviglioso pianeta, questo meraviglioso e quella che è la nostra casa. Tant'è che nella mia ultima citazione, non so se l'avete letta sui miei social, ho anche scritto che l'uomo e gli animali sono inquilini della stessa casa, in cui devono vivere insieme pacificamente e rispettandosi vicendevolmente. Quindi gli animali sono importantissimi, non mancateli di rispetto, e quando chiaramente Dio non ci impedisce di uccidere gli animali per mangiarli, per sostentarci. Però quello che chiedo anche a voi cacciatori è di non farli soffrire questi poveri animali, perché già il fatto di dover morire sacrificandosi per noi già insomma merita rispetto questa cosa. Quindi quello che vi chiedo è di non farli soffrire, anche perché la carne di un animale che è stato ucciso improvvisamente soffrendo è più dura di quella che di un animale ucciso diciamo così senza soffrire. Perché? Perché la carne di un animale che ha sofferto è più dura, perché i muscoli si sono contratti prima della morte. Comunque, con questo video volevo appunto sottolineare questa cosa, che la religione non ruota solo attorno agli animali, perché anche gli animali meritano di vivere su questo pianeta e sono importantissimi. L'uomo è un po', diciamo così, il coordinatore della Terra, non presidente, perché il presidente del mondo è Dio, ma l'uomo è un governatore, un custode del pianeta, che deve mantenerlo, deve far sì che il pianeta non degradi, non si rovini, rimanga quel bellissimo pianeta che Dio creò. E quindi bene, siamo arrivati alla fine anche di questo video, e vi ricordo ancora una volta che se vi è piaciuto di iscrivervi al canale YouTube, mettere un like e condividere. Al prossimo video. Per oggi, per ora è tutto, il vostro Miron Bogdan Junozzi. Ciao.